noi siamo diventati un po' il paese delle mostre, non parliamo poi dei festival, siamo il paese degli innumerevoli festival. Ora, credo che si possa documentare, che lo sappiano bene gli esperti della materia, le mostre possono anche avere una ricaduta importante di attenzione, di interesse o di scoperta dei musei da parte dei cittadini. Non sono ricadute automatiche, ma sono ricadute che possono effettivamente essere sollecitati. Però io condivido pienamente la necessità di mettere l'accento sul permanente, sullo stabile, sul sempre visitabile, sul sempre presente nella possibile fruizione da parte dei cittadini per quanto riguarda il patrimonio artistico. A Napoli, come a Milano, come a Torino, abbiamo scelto di operare al centro della città attraverso interventi di recupero e di restauro, ma soprattutto attraverso una presenza culturale innovativa per ridare forza alle città, convinti come siamo che esse sono il cuore della nostra storia. Io sono fermamente convinto dell'importanza di ripristinare il legame storico tra la banca e la cultura. E questo non solo in termini di conservazione e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, ma anche e soprattutto in termini di nuova progettualità attraverso iniziative proprie o in partnership con altri soggetti istituzionali o privati. È quello che stiamo cercando di fare. E in questa prospettiva Napoli è sicuramente al centro del nostro progetto. Grazie. È davvero una giornata particolare per la nostra banca, quella vissuta a Napoli in occasione dell'inaugurazione del nuovo allestimento modernissimo e attrattivo delle gallerie di Palazzo Zevaios Stigliano. Un'occasione per parlare di Mezzogiorno, di gloriosi fasti del passato, di un futuro più problematico, nel quale però la nostra banca, con determinazione, intende proseguire il suo ruolo di protagonista. E banca e mecenatismo sono ad oggi ossigeno prezioso per tutelare l'immenso patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. Così come il Banco di Napoli è un pezzo essenziale della storia economica dell'intera area meridionale. Non a caso il presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, nel suo intervento, fa risalire al 1527 il primo eccellente esperimento di crowdfunding, una raccolta diffusa di versamenti privati da parte dei cittadini napoletani, stremati da una terribile epidemia di peste, da finalizzare al bene collettivo. A proposito di presidenti, ce n'è un altro, ricordato da molti degli intervenuti, decisivo per l'operazione culturale che oggi si compie, Raffaele Mattioli, numero uno della Banca Commerciale, che ebbe un ruolo fondamentale nell'acquisizione di decine di opere d'arte, poi ereditate da Intesa San Paolo. La prima destinazione a scopi museali di un'area del piano nobile dell'edificio, fino a quel momento destinata ad ordinarie funzioni istituzionali, risale al 2007. L'apertura al pubblico delle gallerie di Palazzo Zevaios Stigliano nasceva dall'intento della banca di valorizzare e condividere con la cittadinanza un nucleo di opere tratte dalle proprie collezioni d'arte, prima fra tutte il Caravaggio, dipinto della stagione estrema del grande maestro lombardo. L'offerta si è arricchita di gruppi di opere appartenenti al contesto culturale del meridione d'Italia e provenienti dalle raccolte già costituite dagli istituti di credito, in particolare il Banco di Napoli e la Banca Commerciale Italiana, poi confluiti in Intesa San Paolo. Andiamo a vedere insieme che cosa offrono da oggi alla fruizione del pubblico le Gallerie d'Italia di Palazzo Zevaios Stigliano. Il contenitore fornisce un colpo d'occhio da favola. Nell'atrio del Palazzo Seicentesco, ridisegnato negli anni 20 del Novecento dall'architetto Platania proprio per venire incontro alle esigenze della Comit, si affacciano le balconate in stile Liberty e le vetrate decorate dai dipinti di Ezechiele Guardascione.
Il museo è localizzato al piano nobile, con appartamenti che riflettono il gusto cosmopolita di chi vi ha abitato. 7 sale ospitano 120 opere che, a giudizio del curatore Fernando Mazzocca, sono un'antologia per grandi linee delle vicende più significative di 3 secoli di pittura e scultura, dalla svolta naturalistica impressa dall'arrivo di Caravaggio all'inizio del XVII secolo fino ai fasti dell'età borbonica. Un allestimento intelligente aggiorna in chiave moderna l'antico effetto delle quadrerie. L'arrivo e la sistemazione di tante opere nuove non ha tolto al martirio di Sant'Orsola di Caravaggio il suo ruolo di protagonista. Al contrario, la visione di opere a tema religioso e di ispirazione caravaggesca, con firme prestigiose da Luca Giordano ad Artemisia Gentileschi, da Solimena ai fiamminghi Finson e de Sommer, introducono alla svolta del barocco napoletano e alla sua grande stagione. Francesco De Mura, Gaspare Traversi e Le Nature Morte ci parlano del Settecento, altra tappa importante dell'itinerario museale di Palazzo Zevaios. Anche il XIX secolo è introdotto da un'anteprima settecentesca, con i dipinti di Gaspar van Wittel, iniziatore del vedutismo moderno basato su di una precisione quasi topografica della scena rappresentata. Il percorso nella veduta e nel paesaggio, un genere prima ritenuto minore e che ha avuto a Napoli uno sviluppo straordinario nel corso dell'Ottocento, è incentrato sulle due celebri scuole di Posillipo e di Risina. L'ultima tessera di questo seducente mosaico museale porta la firma inconfondibile di un tormentato genio del luogo, Vincenzo Gemito. Le opere in mostra formano un insieme di altissima qualità, terrecotte, bronzi e disegni che dagli anni 70 dell'Ottocento agli anni 20 del secolo successivo documentano la sua straordinaria parabola artistica.